Grazie Edoardo, buon pomeriggio a tutti e per non sprecare tempo parto subito con dirvi che con questo mio contributo vorrei proporre alcuni spunti di riflessione a partire da alcuni documenti cartografici ritrovati presso l'Archivio di Stato di Venezia, su quelle che sono state le travagliose vertenze per questioni di confine tra la Serenissima Repubblica di Venezia, appunto, e la Santa Sede, e più precisamente con la legazione pontificia di Ferrara, dato che il Ducato di Ferrara era passato sotto la giurisdizione dello Stato Pontificio nel 1598. L'area interessata è quella del Po di Goro, in particolare il ramo del Tizio che oggi separa la regione Veneto dall'Emilia-Romagna, ossia quel confine naturale definito nel corso del XVIII secolo ambulante, dinamico, in continuo movimento, oggetto di secolari, potremmo dire, annosi conflitti, in quanto i depositi del Po strappavano spazi al mare, incrementando la terraferma, e quindi era non solo oggetto di questi conflitti, ma era anche espressione concreta di potere. E le cartografie ritrovate all'Archivio di Stato di Venezia, e dalle quali è partita, ha preso le mosse questo studio, sono fondamentalmente due. E sono archiviate nel fondo Savi ed Esecutori alle Acque per il Po. E sono state queste cartografie, si tratta di due disegni in bianco e nero, eseguiti uno dal pubblico perito veneto Pecco Dorigo nel 1989 e un altro eseguito sempre da Niccolò Dorigo, però in abbinata con l'ingegnere veneto Alvise Milanovic nel 1790, a soli 6 mesi di distanza. Entrambe le mappe sono state, i disegni sono stati eseguiti per ordine del provveditore alla Camera dei Confini, un certo Giuseppe Manfredini, ed erano finalizzati a cartografare in modo puntuale, oggettivo, il più realistico possibile, quello che era il teatro della vexata quaestio. Due mappe particolari che potremmo dire per certi versi mutile, in quanto erano sprovviste della documentazione scritta alla quale erano originariamente allegate. Ma questa documentazione, dopo varie ricerche, non senza difficoltà, l'ho ritrovata in un altro fondo archivistico, sempre veneziano, quello dedicato ai provveditori alla Camera dei Confini. Ed è stata una documentazione che è stata si è rivelata fondamentale per comprendere il pieno significato di questi due disegni e per capire l'entità del problema, per concettualizzarlo meglio e contestualizzarlo meglio. Il corpus scrittorio è formato da un cospicuo numero di fogli contenenti la corrispondenza fra i vari provveditori alla Camera dei Confini e i periti incaricati dei rilevamenti, contiene le relazioni di questi ultimi e le valutazioni che questi ultimi fanno e inoltrano al Senato, ma contiene anche le
considerazioni inviate a Roma, alla corte di Roma, e contengono anche le valutazioni sulla risposta che Roma fece pervenire con un buon ritardo sulle attese di Venezia. Ma non solo, l'apparato documentale contiene anche testi destinati alle principali cancellerie estere come Francia, quella di Francia, di Spagna, Austria, Inghilterra, al fine di rassicurarle sulle garanzie di transito lungo il corso del Po, in particolare sul Po di Goro, dopo gli spiacevoli inconvenienti con la Santa Sede e certificati da questi documenti cartografici. Per meglio comprendere il significato e il valore, per meglio interpretare i due disegni a penna, i due disegni manoscritti e l'apparato documentale dove erano originariamente allegati, ho cercato anche di reperire presso l'Archivio di Stato di Ferrara la documentazione e i rilievi topografici, cartografici prodotti dalla controparte, trovando così delle nuove mappe da poter comparare. Mappe che hanno permesso di inquadrare compiutamente il corso del fiume Po, ma di visualizzare meglio l'oggetto del contendere, ma ha permesso di inquadrare, di verificare, di prendere visione del diverso modo di leggere e di mappare il territorio. Una di queste cartografie è più volte nominata anche tra gli incartamenti veneti, ma nella documentazione veneta non sussiste. E trova la sua ragion d'essere questa mappa, la stesura di questa mappa, nella convenzione del 1749, una sorta di vero e proprio trattato stilato tra il Papa e la dominante, con il quale si decretava come il confine tra i due stati dovesse essere mobile e seguire l'andamento stabilito dai depositi alluvionali del fiume. Un atto che si rivela finalizzato a prevenire i conflitti tra i due stati limitrofi, ma che non preannuncia la conclusione della questione tra i due stati, perché la decisione di prevedere una linea mobile invisibile sul terreno, ma che era stata attentamente calcolata sulle mappe dai tecnici, non preannunciava praticamente nulla di buono, soprattutto a fronte del fatto che Venezia non era disposta a perdere né possedimenti de terra né de mar. E quel mare, soprattutto in quel mare che brandiva come il suo golfo e che presiedeva in ogni modo e con ogni forza, fonte di reddito, di potere, con dei valori immensi. Ed è sostanzialmente dalla definizione contenuta in questa convenzione, cioè quella di confine ambulante, come potete leggere in questa slide, dalla sua opinabilità e dalla sua interpretazione che ruota l'incidente diplomatico e la realizzazione di quei due disegni che ho ritrovato. Disegni che sono stati redatti dopo l'improvvisa rottura dell'argine sinistro, una rottura valutata dai veneziani non come un evento naturale, ma come un evento provocato dai sudditi pontifici, animati dalla volontà di, come dicono loro, di felicitare il fiume e regolar la bocca.
Esondazione che ha provocato la deviazione del flusso di quel ramo del Po verso la linea di confine con i territori di veneta giurisdizione, tanto che il fiume, con il suo alveo e con la sua nuova foce, si addentra in area veneziana e induce le autorità della Serenissima non solo a verificare lo stato dei fondali in tutta l'area per valutare e riscontrare i danni arrecati alla loro navigabilità, ma anche a rimettere in discussione gli accordi presi con la Convenzione del 1749 e a rivendicare la completa legittimità di considerare la nuova bocca di propria giurisdizione e non più di giurisdizione pontificia. Come è facile intuire, la situazione forniva a entrambe le parti appigli per nuovi contenziosi, inevitabilmente fondati sulla interpretazione delle parole usate, ma anche sulla particolarità delle mappe disegnate. La maestria, la conoscenza, la competenza, l'abilità dei veneziani emerge in modo chiaro e significativo. Perché le cartografie, i disegni, gli scandagli, le operazioni, il dettaglio tecnico, la dovizia di particolari che il perito e l'ingegnere riportano in questi due disegni è strepitosa e non lascia via di scampo ai pontifici, cioè non lascia motivo di replica. Ma non potendo analizzare in questa sede tecnicamente e nel dettaglio queste questioni, cerco di presentarvi, di sintetizzarvi quello che è emerso dallo studio e dalla comparazione di queste carte. L'esame ha consentito, al di là del problema concreto e tecnico della rottura dell'argine, e della deviazione del corso del Po di Goro, di focalizzare in primo luogo il nucleo del contenzioso attorno al quale i due stati si scambiavano reciproche accuse. Da una parte, Venezia denunciava i pontifici di aver violato la Convenzione del 1749, avendo alterato proprio con lavori artificiali il corso naturale, l'andamento naturale del Po, con opere attuate clandestinamente, senza alcun rispetto né della convenzione né dei danni che potevano provocare e arrecare. Dall'altra parte, Roma insorge contro la preponderanza e l'arroganza della Serenissima, colpevole di considerare tutte le acque dell'Adriatico, e non solo quelle dell'Adriatico, anche quelle fluviali di questo fiume, del Po, di suo possesso, facendo emergere svariati elementi connessi a un diritto marittimo internazionale, non ancora codificato in quel momento, ma già presente nei suoi risvolti embrionali, e che si leggono, si possono leggere nelle leggende di questi documenti cartografici, nella puntualizzazione che i veneziani inseriscono a tale proposito. In secondo luogo, lo studio, la comparazione tra i documenti cartografici ha potuto confermare anche l'importanza che rivestivano in una situazione di declino, siamo alla fine del Settecento, la navigabilità di questi corsi d'acqua, i dazi imposti alle navi in transito sul Po e l'accessibilità del porto, ad esempio, di Goro. Tanto che le raffigurazioni delle navi
rappresenta un elemento costante e non casuale nelle mappe, nelle carte, nei disegni stilati dai veneziani, tanto da indicarne il percorso, il tragitto che i navigli potevano fare risalendo il Po, e quindi determinanti erano gli apporti detritici, alluvionali e la manutenzione di questi. La ricerca, lo studio ha anche contribuito a evidenziare le complesse procedure, diciamo così, cancelleresche e diplomatiche attuate dai veneziani nei confronti dello Stato Pontificio, di uno Stato straniero. Uno Stato in questo caso molto particolare, potremmo dire intoccabile, in odore di santità. E infatti è emerso costantemente l'intento di non attribuire al pontefice direttamente alcuna responsabilità per l'accaduto, ma proprio per non offuscare la sua rispettabilità, ma anche per una sorta di tutela, di timore reverenziale e religioso nei confronti del pontefice, rovesciando però di conseguenza le varie imputazioni ai sudditi ferraresi, giudicati poco leali, incompetenti e incapaci anche di redigere documenti cartografici oggettivi e rispondenti al vero. E non vi nego infatti che molte pagine della parte scrittoria, della parte scritta, si lasciano leggere con divertito interesse, soprattutto quando i veneziani, con arditi equilibrismi, con frasi a dir poco ironiche o con lezioni spicce di teoria idraulica, si interfacciano con i ferraresi, con i pontifici ferraresi, lasciando trasparire la forzata volontà di dover mantenere buoni rapporti, pur di non perdere l'indiscusso potere, di continuare a giocare un ruolo di rilievo nel panorama internazionale, ma soprattutto a tutela di uno status che in un certo qual modo, voleva, per così dire, colonizzare gli spazi che Venezia vedeva scemare dalla propria sfera di gestione. Spero di essere stata abbastanza chiara, di non avervi annoiato troppo, e vi ringrazio per l'attenzione.